Si è lodato il nome del Signore. La mia voce non è più delle migliori. E ho chiesto al fratello Russe se voleva dire qualcosa. E lui mi ha fatto un cenno di saluto. Oggi non mi sento bene. Perché le due osservazioni che abbiamo fatto ieri hanno causato un po' di disagio a tutti coloro che ci visitano e sono ospiti qui. Si è avuta l'impressione che avessimo rimproverato tutti gli altri e che i figli dei nostri fratelli e delle sorelle uscissero liberamente. Si può fare di tutto per dire qualcosa e tutta la bravura e tutta la sincerità non serviranno a nulla. Ci saranno sempre persone che non capiranno. Mi scuso sinceramente per aver fatto un commento. L'occasione è stata data e io l'ho utilizzata e mi dispiace. Oggi ero già in lacrime. L'ultima cosa che vogliamo fare qui è ferire qualcuno. Vogliamo che tutti si sentano a proprio agio, di tutti i popoli, lingue e nazioni, di ogni colore della pelle e di chiunque si tratti. Se c'è segregazione o discriminazione è negli Stati Uniti, ma certamente non qui. E chiediamo a tutti i nostri fratelli e le sorelle di non dare spazio a questo spirito. Per favore, fate un favore a voi stessi. Non date spazio a questo spirito. Noi che viviamo in Europa non possiamo comprendere appieno la razza di colore, ma loro sono stati schiavizzati, oppressi e svantaggiati per 300 anni. E appena 14 giorni fa ero seduto a un tavolo con un generale statunitense che era di colore e mi ha detto se tu non fossi stato europeo, se fossi stato americano, non ti avrei parlato affatto e disse il sangue scorrerà per le strade ho un centinaio di armi in cantina e munizioni che dureranno per sei mesi e ci sarà un bagno di sangue come non c'è mai stato prima gli disse caro Signore, sono un uomo che predica il Vangelo e predica l'amore di Dio. Non ci pensi? E lui ha detto, in noi, in noi, non voglio continuare. Non lasciate che un tale pensiero sorga in voi, indipendentemente dal colore della pelle. Ci sono persone sulla terra che non si piacciono gli uni con gli altri, anche tra i popoli. L'ho sperimentato due volte. Una volta a Gisborne in Nuova Zelanda durante una grande conferenza dopo il sermone un uomo si è avvicinato e mi ha abbracciato e ha pianto e ha detto fratello Frank perdonami odiavo i tedeschi odiavo i tedeschi e tu sei il primo tedesco che ora posso amare. Sì, gli chiesi perché odiavi i tedeschi, sei mai stato in Germania? No. E poi disse, ma ho visto tutti i film realizzati dagli inglesi e sono stati proiettati qui anno dopo anno. E ho visto un criminale in ogni tedesco. Cosa posso farci per essere nato tedesco? Pensate che non mi vergogni del fatto che siano stati uccisi 6 milioni di ebrei? Pensate che non sappia? Come mi sento quando mi chiedono e mi parlano di questo in diversi paesi? Cosa posso fare al riguardo? Anche questo mi fa venire le lacrime agli occhi e posso dimostrare dalle scritture che i 6 milioni di ebrei non sono sul conto della Germania ma sul conto del Vaticano. Ho letto abbastanza bene la storia e la storia della Chiesa. So cosa sto dicendo. So chi ha istigato le guerre e per quale scopo. Quando ho predicato negli Stati Uniti, c'era un vecchio amico del fratello Branham, Ben Bryan, il cui nome si sente in alcuni sermoni. Improvvisamente si avvicinò a me e disse: Devo confessarti che odiavo i tedeschi e li detestavo. Gli chiesi: Perché?. Sì, disse lui: Capirai. Quando siamo sbarcati in Normandia, sono stato sparato dai tedeschi, sono stato ferito, sono stato fatto prigioniero e così via. E pianse amaramente. Disse, perdonami. Sì, ho detto, per cosa vuoi che ti perdoni? Sì, perdonami. E poi ha detto... Per farti credere che ti amo con tutto il cuore, ti do la mia Cadillac. E veramente uscì con me, tiro fuori le chiavi e i documenti e io mi sedetti nella bellissima Cadillac nera con la tappezzeria in pelle rossa. Non mi ero mai seduto in un'auto del genere. Poi scesi di nuovo e dissi: Non posso permettermi la benzina che consumerebbe quest'auto. Tienila, che Dio ti benedica. lo solo. Lo dico solo per il bene dei nostri amati fratelli e delle sorelle che abbiamo ferito con questa osservazione. Vi chiedo di perdonarmi e che Dio vi benedica e sia con voi. I russi non sono nostri nemici, sono nostri amici. Quando i politici fanno politiche così malvagie, e il fratello Branham ha detto tutte le nazioni della terra sono governate da Satana, questo è il principe di questo mondo che porta tutto alla rovina l'ho sperimentato a Mosca era davvero unico in tutto il mondo la sala era sicuramente piena di oltre 800-900 persone e sapete chi è arrivato in massa alla fine? i militari molti soldati sono entrati spingendo per entrare di ogni grado, l'Accademia Militare si trovava proprio di fronte o nelle vicinanze, e sono arrivati. E cosa posso dirvi? Dopo circa 15-20 minuti di predicazione, l'intera assemblea ha iniziato a piangere. Non ho mai sperimentato una riunione di colto di questo tipo in cui centinaia di persone sono state toccate dalla grazia di Dio e hanno pianto, hanno pianto di cuore. Noi come credenti abbiamo un solo nemico, che è Satana. Noi siamo fratelli e sorelle. Vorrei leggervi questo dalle sacre scritture e chiedere ancora una volta a tutti coloro che sono stati feriti di prendere queste parole come un balsamo da Galad e che le ferite siano guarite, che Dio lo conceda. Atti degli Apostoli capitolo 10. Versetto 15. E la voce gli disse per la seconda volta, le cose che Dio ha purificate, non le fare tu impure. E poi nello stesso capitolo leggiamo il versetto 28. Allora disse loro, voi sapete come non sia lecito a un giudeo avere relazioni con uno straniero o di entrare da lui. Ma Dio mi ha mostrato che non devo chiamare alcun uomo impuro o contaminato bezeichnen Sulla croce del Golgotha ha avuto luogo la salvezza per tutti i popoli, lingue e nazioni. In Apocalisse capitolo 7 è scritto e vidi una moltitudine davanti al trono vestita di bianco proveniente da ogni popolo, lingua e nazione. E vi mostro dalle sacre scritture tutti noi siamo fondamentalmente riconducibili o discendenti da Adamo come nostro progenitore. Atti degli Apostoli, capitolo 17, versetto 26. Egli ha tratto da uno solo tutte le nazioni degli uomini perché abitino sulla faccia della terra. Amen. Amen. Anche tutto questo è la parola di Dio. Utilizziamo ora il tempo. Vorrei leggere due versetti dall'Antico Testamento. Dal secondo libro delle cronache, capitolo 14, secondo libro delle cronache, capitolo 14, versetto 10. E dal capitolo 15, il versetto 7. Allora Asa invocò. L'Eterno è il suo Dio e disse, O oh Eterno, per te non c'è differenza tra il dare soccorso a chi è in gran numero e il darlo a chi è senza forza. Soccorrimi, O oh Eterno, o oh nostro Dio, poiché noi ci appoggiamo su di te. E siamo venuti contro questa moltitudine nel tuo nome. Tu sei l'Eterno, il nostro Dio. Non vinca l'uomo contro di te. una parola meravigliosa il fratello Pesal ha letto in Romani capitolo 10 in merito alla fede e noi riponiamo la nostra fiducia in Dio non crediamo in noi stessi e anche di questo possiamo parlare apertamente inoltre non crediamo in nessun profeta, crediamo solo a ciò che Dio ha detto attraverso i profeti. Ma l'oggetto della nostra fede è Dio e nessun altro. L'oggetto del culto e dell'adorazione è solo Dio e nessun altro. Perché così dice il Signore, io non darò la mia gloria a un altro, né la lode che mi appartiene agli idoli. Lui solo è l'unico a cui è dovuta l'adorazione, la gloria e il ringraziamento. E questo con tutto il cuore. Abbiamo già sottolineato che non abbiamo lo spirito di idolatria, ma lo spirito di Dio. E chi ha lo spirito di Dio e chi ha anche la verità, cioè la parola di Dio, può adorare Dio in spirito e verità. E il Signore dice nel primo comandamento non avere altri dei di fronte a me. C'è un solo Dio. Questo è il Dio di Abramo, Isacco e Giacobbe. Il Dio di Israele. Questo è il modo in cui viene chiamato più di 6.000 volte nella Bibbia. E il Dio di Israele. È il Dio di ogni carne. Lui ha fatto delle promesse e le mantiene. Forse questo servirà anche come orientamento. Quando il Signore inviò i Suoi discepoli, secondo Matteo capitolo 10, Egli disse loro, non andate fra i gentili. Io vi mando solo alle pecore perdute della casa di Israele, perché il tempo delle nazioni non era ancora arrivato. Ma l'abbiamo visto. In Atti degli Apostoli capitolo 13 il tempo era arrivato e Paolo lo espresse in modo meraviglioso. Lasciate che lo legga affinché sappiate che Dio ha iniziato con un popolo e finirà con il popolo di Israele. Ma in mezzo c'è il tempo delle nazioni. In questo tempo... Dio sta chiamando una sposa per se stesso, per il suo nome. E non dobbiamo essere gelosi di Israele, perché la sposa viene dalle nazioni. Le cose stanno così. Ci sono persone che hanno un odio mortale per Israele. Non ci credereste, ma quando ho predicato in Giordania e in Egitto le cose andavano ragionevolmente bene, ma in Siria c'è stata una grande catastrofe. Ho predicato a Damasco e le cose andavano ancora bene. Poi, quando ho predicato ad Aleppo, c'è stato il grande disastro. Non sapevo nemmeno che tra i credenti ci fosse un odio mortale contro Israele. E nel sermone avevo soltanto accennato al fatto che le promesse si stavano adempiendo e che Dio stava radunando il popolo di Israele. Sapete cosa mi è successo? Questo non è accaduto su tutta la terra. Ho dovuto preparare la mia valigia. Non mi hanno portato all'autobus. Ho dovuto percorrere 300 chilometri in autobus. Sono stato prelevato a Damasco con grandi onori. E poi sono stato mandato via. E non posso ripetere qui quello che ho sentito sul popolo di Israele, che erano i più grandi criminali, i più grandi profanatori, o le cose che gli venivano dette. E poi feci una sola domanda al fratello che aveva la parola che aveva diretto una scuola biblica e insegnato ad altri. Ho detto, fratello, non hai rispetto per la parola di Dio? Lui ha risposto, sì, per la parola, ma non per il sudicio popolo di Israele. E potete immaginare cosa stava accadendo dentro di me. Non parlo di queste cose, ma potete vedere che ci sono credenti che hanno l'odio dentro di loro. Sì, che tipo di credenti sono quando è scritto che dobbiamo amare persino i nostri nemici? E se qualcuno mi dice che rispetta la parola di Dio, allora che la rispetti. Perché sempre nella parola in merito al popolo di Israele il Signore dice, la mia mano destra si inaridisca se dimentico il popolo di Israele. Finché le ordinanze durano, Israele durerà. Dio ha fatto le promesse. Alla fine dei giorni li ricondurrò nella terra dei loro padri. Loro sono tornati da oltre cento paesi. Che Dio benedica Israele. Che il Dio di Israele benedica Israele. Chi benedice Israele sarà benedetto da Dio, e chi lo maledice sarà maledetto. Ma vedete cosa può esserci tra i cosiddetti credenti? Dio si è ringraziato per questi giorni che abbiamo potuto sperimentare qui insieme davanti al volto dell'Onnipotente. E credo di poter dire che nessuno sarà più come prima. Nessuno di noi se ne andrà come è arrivato. Dio ha fatto qualcosa in ogni persona. Io lo credo. Ho sentito attraverso le molte testimonianze che la porta si è solo aperta e chiusa. Aperta e chiusa. E se dovessi chiedere qui oggi chi è stato benedetto da Dio, veramente benedetto in modo duraturo, non solo una piccola unzione e gioia temporanea, ma qualcosa di duraturo, qualcosa di approfondito, una nuova dedizione, deporsi di nuovo sull'altare di Dio, in modo da poter iniziare questo anno 1988 con Lui nella fede ma con un'accuratezza come mai prima. Anche i fratelli di lingua francese sono venuti da me e mi hanno detto, fratello Frank, veniamo qui da anni, ma non abbiamo mai sentito il fratello Ross predicare in questo modo e non abbiamo mai sentito te predicare in questo modo Dio ha fatto qualcosa di speciale in questi giorni ha fatto una circoncisione del cuore e con le cose che abbiamo fatto con inganno Lui non ci lascerà più passare si è messo sulla nostra strada e ha detto basta, non si può più andare avanti così. Sia ringraziato il Signore per le decisioni, per le lacrime che sono state versate, per ciò che è stato realmente operato in modo permanente attraverso la parola, il sangue e lo spirito di Dio. In che modo siamo diversi dagli altri? Se si trattasse di battere le mani, sì, potremmo farlo tutti. Ma questo lo fa anche l'intero movimento carismatico. Se si trattasse di saltare e gridare, sì, saremmo certamente in fondo alla fila. Ma Dio dice attraverso il profeta, io manderò una fame nel paese, non una fame di pane e sete d'acqua, ma una fame di ascoltare la parola di Dio. E la parola di Dio è efficace in molti modi. Da un lato è il nostro cibo spirituale. Dall'altro ci corregge. Poi ci ammaestra. Poi ci fa conoscere il piano di salvezza di Dio. Abbiamo tutto nella parola di Dio. Ma cosa dice il nostro Signore? Il mio cibo è di fare la volontà di colui che mi ha mandato. Non di dire soltanto la parola è preziosa, il messaggio è meraviglioso, è il cibo spirituale. Se è diventato il vostro e il mio cibo spirituale, allora diciamo come ha detto il nostro Signore, il mio cibo è di fare la volontà di colui che mi ha mandato. Allora la parola diventa una realtà vivente nella vostra e nella mia vita allora non avremo più l'urgenza di riunire gli altri intorno a noi per dire loro questo e quello. Allora abbiamo un solo desiderio. Oh Dio, vieni con me alla tua meta, togli la mia testardaggine, la mia ostinazione e la mia volontà personale e includimi nel tuo piano del tempo della fine. Fammi partecipare a ciò che stai facendo adesso. Nel secondo libro delle cronache, capitolo 15, leggo il versetto 7. Ma voi siate forti. Non vi lasciate indebolire le braccia perché la vostra opera avrà la sua ricompensa. Sta scritto che dobbiamo rinfrancare le mani cadenti e le ginocchia vacillanti. E inoltre sta scritto... Non spezzerà la canna rotta e non spegnerà il lucignolo fumante. E credo che questo sia ciò che Dio ha fatto in questi giorni. Lui ha trasformato molti lucignoli fumanti in una nuova fiamma. E come è successo? Perché è stato versato dell'olio. Quando si affievolisce lo stoppino, quando l'olio si esaurisce e rimane solo nello stoppino stesso. Gli anziani conoscono ancora il momento in cui lo stoppino era così ben avvitato, almeno io lo ricordo abbastanza bene. Ma se manca l'olio. Allora, avvitarlo non serve più. Allora la fiamma si spegne. Ma Dio ci ha dato la grazia in questi giorni. Nel vero senso della parola si è adempiuto quanto segue: Radunami il mio popolo con il quale ho fatto un patto. Dio ha fatto un patto con noi. Noi siamo il popolo del nuovo patto e quindi ascoltiamo le parole del patto. Cosa c'era nell'arca del patto? La parola del Signore, la parola di Dio oggi. Ci sono ancora persone che affermano che la colonna di fuoco viene sempre nella loro assemblea e la vedono e la fotografano. Non voglio giudicare perché non è compito nostro. Ma quando guardo alla storia del popolo di Israele, allora leggo che la nuvola e la colonna di fuoco erano con il popolo di Israele ai giorni di Mosè. E poi la parola rivelata loro fu messa nell'arca del patto. E che gli uomini di Dio Presero l'arca del patto, andarono al fiume Giordano e Dio divise le acque e il popolo entrò nella terra della promessa. Io credo che Dio ci abbia rivelato tutto ciò che voleva rivelare. Non si può aggiungere altro. Può soltanto essere approfondito, trasfigurato ancora di più e i collegamenti possono essere mostrati a noi ancora più chiaramente. Ma nulla può essere aggiunto a ciò che Dio ha proclamato e ha rivelato attraverso il suo servitore e profeta. Sapete quante interpretazioni delle scritture ci sono. Ci sono altrettante interpretazioni all'interno del messaggio. E se qualcuno mi chiedesse, sì, qual è l'interpretazione giusta, allora la risposta è molto semplice, nessuna, nessuna. Non c'è un'interpretazione corretta, c'è soltanto un ritorno corretto alle sacre scritture. È un riconoscimento corretto del significato e dello scopo del messaggio profetico e del ministero del suo servitore e profeta che Dio ha mandato a noi. Di che cosa si trattava? Di rivelarci gli insegnamenti biblici, i misteri. Il piano di salvezza di Dio, il tempo della fine, le promesse, tutto è stato messo sul candelabro e ne siamo grati. Ogni sermone che lui predicava era basato su un passo della Bibbia. Ogni sermone proveniva dalla parola e ci riportava alla parola. Se qualcuno vi dice non hai più bisogno di leggere la Bibbia perché non la comprendi. Solo il profeta la capiva e lui ha predicato. E se ora leggi i suoi sermoni, va bene così. Qui potete dire con fiducia, Satana, vattene via da me. L'amen non era abbastanza forte. Non ancora. Forse oggi... Non sento bene, ma so di cosa sto parlando. Le persone mi hanno già detto, tu sei un ritardato, pensi di potertela cavare con la Bibbia? Sì, posso cavarmela con la Bibbia, posso cavarmela con la Bibbia e anche voi potete farlo. Ma come leggiamo la Bibbia ora? Leggiamo la Bibbia ora alla luce della parola rivelata. Giusto? Stiamo leggendo una Bibbia completamente nuova. E mentre leggiamo la Bibbia... Non ci facciamo un'idea nostra, ma l'intero pensiero di Dio che si trova nell'intero messaggio è in noi. E ovunque leggiamo la Bibbia c'è una tale abbondanza di idee divine che tutto si muove e prende vita. E possiamo solo meravigliarci e dire: Signore, quanto sei grande e meraviglioso. Nessuno abbia l'impressione che io voglia sminuire in qualche modo il ministero del più grande profeta, non è affatto così. Ma ho capito di cosa si tratta. Non di glorificare le persone. E ci sono molti discepoli di William Branham che non sono nati di nuovo, che non sanno nemmeno dove dimora Dio e che dicono semplicemente chi crede al messaggio andrà nella gloria o oh, è già stato rapito ci sono tante cose chi crede il messaggio allora ascolti ciò che scrive Giovanni questo è il messaggio che era fin dal principio e che noi vi annunciamo c'è un solo messaggio divino e lo troviamo nell'Antico e nel Nuovo Testamento. Mi ripeto, Dio ha mandato il suo servitore e profeta perché la parola viene al profeta dove sarebbe un sacerdote, uno scriba che avrebbe troppe cose per la testa, Dio avrebbe difficoltà con lui. Dio prese un montanaro nato a Burswood nel Kentucky, nato in una legnaia dove soffiavano il vento e la neve. Ma il giorno in cui nacque, credo fossero le tre, alle 5 la luce, la colonna di fuoco pendeva sul bambino e la levatrice, la madre e tutti gli altri si chiesero cosa significasse. I profeti non vengono scelti come avviene nella denominazione. I profeti nascono in questo mondo da Dio e lo sono fin dalla nascita. Almeno i profeti con un ministero storico salvifico. Ci sono anche profeti nella Chiesa, come lo era Agabo e altri nella Chiesa. Secondo Atti degli Apostoli, capitolo 13. Qui è scritto, nella Chiesa di Antiochia c'erano dei profeti e dei dottori. E poi vengono elencati questi uomini. Ci sono profeti. Questi sono uomini che semplicemente vedono la parola profetica attraverso la rivelazione nel modo in cui i profeti di importanza storico-salvifica l'hanno avuta rivelata da Dio. E non ho detto questo per presunzione, ne sono convinto al 100% che ciò che noi proclamiamo potrebbe essere proclamato alla presenza di tutti i profeti e di tutti gli apostoli sussisterà davanti a Dio perché è la pura e assoluta parola di Dio. Non è stata estrapolata dal contesto o sintonizzata su qualche direzione, ma presentata liberamente e apertamente come il Signore l'ha rivelata. È l'ultima riunione che abbiamo all'inizio di quest'anno. E vorrei che, oltre a ciò che abbiamo esaminato, leggessimo in Romani capitolo 12, con la preghiera a Dio e anche a tutti noi di adempiere affinché Dio possa glorificarsi. Romani capitolo 12. Io vi esorto dunque, fratelli, per le compassioni di Dio, a presentare i vostri corpi in sacrificio vivente, santo, gradito a Dio che è il vostro culto spirituale. Vogliamo avere un servizio di culto in cui Dio possa glorificarsi. Dobbiamo porre i nostri corpi sull'altare di Dio. Cari, se Dio vuole parlare, allora ha bisogno di una bocca. Se Dio vuole imporre le mani su qualcuno, ha bisogno di mani. Se Dio vuole mandarvi da qualche parte, allora ha bisogno dei vostri piedi. Ha bisogno di voi pienamente. Ha bisogno di me pienamente. E noi... Dovremmo metterci completamente sull'altare di Dio ed essere a sua disposizione con gli occhi, con le orecchie, con la bocca, con i piedi, con le mani, proprio come Lui ci ha creato. Dovremmo essere a sua disposizione. Siamo pronti per questo? Vogliamo confidare che Dio ci permetta di avere successo? Che cosa abbiamo ascoltato nella parola di introduzione? Con il cuore si crede per la giustizia, con la bocca si confessa per la salvezza. Dobbiamo esprimere con la bocca ciò che... Crediamo nel cuore soltanto allora diventerà una realtà divina. Prima di allora si procede con una linea ondeggiante non funziona. Ma nel momento in cui si dice sì, a ciò che Dio dice nella sua parola e lo credete nel vostro cuore, pronunciatelo il diavolo ha perso il suo diritto su di voi e così potrei portarvi ora in Marco capitolo 11 versetti 22 e 23 lì il Signore dice se dite a questo monte togliti di là e gettati nel mare non quando digiunate e pregate, questo fa parte del discorso, ma dobbiamo pronunciare la parola di Dio. Sì, l'abbiamo sentito, la parola è vicina alla tua bocca perché tu la pronunci, la parola della fede. Alleluia! È sufficiente dire sì e mettersi a disposizione del Signore. Non conformatevi a questo secolo, ma siate trasformati mediante il rinnovamento della vostra mente affinché conosciate per esperienza quale sia la volontà di Dio la buona, gradita e perfetta volontà. Parliamo tanto della volontà di Dio e diciamo, Signore, vogliamo fare la tua volontà. Qui ci viene detto e mostrato come possiamo arrivare a comprendere correttamente la volontà di Dio. E notate qui le tre parole in relazione alla volontà di Dio. La buona, accettevole e perfetta volontà di Dio. Non quella permissiva, ma quella buona, quella gradita e infine perfetta volontà di Dio un obiettivo elevato per il quale dovremmo abbassare le ali e dire Signore chi lo raggiungerà? Come si può fare? Non preoccupatevi, la parola di Dio è perfetta e nella buona, gradita e perfetta volontà di Dio è già contenuta. Deve solo essere rivelata a noi attraverso lo Spirito. Amen. Ecco come stanno le cose. Dio, il Santo e il Perfetto, onnipresente e onnisciente, ci ha rivelato nella Sua parola la Sua buona, gradita e perfetta volontà. E possiamo dire che non c'è mai stato un tempo sulla terra in cui la parola di Dio è stata così illuminata da tutti i lati. Sì, non solo da tutti i lati, ma dal cielo. La chiamata era una chiamata celeste. E Paolo disse in quel tempo... Io non sono stato disobbediente alla chiamata celeste, ma sono andato. C'è una chiamata celeste. E il fratello Branham aveva una tale chiamata celeste. E Dio lo ha mandato. E penso qui alla parola in ebreo. Se coloro ai quali Dio parlò in quel tempo sulla terra, se non scamparono, come scamperemo noi se rifiuteremo colui che ci parla dal cielo? Io credo che Dio stesso abbia parlato attraverso l'ispirazione dello Spirito Santo, tramite il fratello Branham, e ci ha riportato alla parola di Dio. D'ora in poi non abbiamo bisogno di interpretare le sue predicazioni né le sacre scritture, ma abbiamo tutti bisogno di una cosa la stessa ispirazione da parte dello stesso Spirito Santo per entrare in questo passo divino, in modo da poter veramente andare avanti. Si possono leggere gli altri versetti dal versetto 3 al versetto 8. Potete leggerli voi. Io leggo il versetto 9. L'amore sia senza ipocrisia. Aborrite il male e attenetevi fermamente al bene. Siamo anche noi d'accordo con questo che dopo la pura proclamazione della parola, un puro amore divino, possa sorgere nel cuore purificato del credente. Che anche noi possiamo dire l'amore di Dio è stato riversato nei nostri cuori attraverso lo Spirito Santo. L'amore di Dio non cessa mai. L'amore umano cessa, si arrende, non dura. Ma l'amore di Dio non finisce mai. Perciò possiamo sapere e non solo credere che il Signore completerà l'opera che ha iniziato, perché è l'opera del Suo amore divino. Solo due passi della Bibbia poiché Dio ha tanto amato il mondo. E il secondo, Efesini capitolo 1, nel suo amore ci ha scelti prima della fondazione del mondo e ci ha predestinati ad essere figli. L'amore di Dio non finisce mai. Posso quasi leggere i pensieri ora. Qualcuno sta pensando... Ma sta scritto che il suo nome non sarà cancellato dal Libro della Vita. L'avete letto anche nel Libro Le sette epoche della Chiesa. Lo dico chiaramente che è possibile che le persone siano cancellate dal Libro della Vita ma non è possibile che siano cancellate dal libro della vita dell'agnello immolato. Questa è una differenza enorme. Il libro della vita contiene tutte le persone che hanno creduto in Cristo e hanno sperimentato la giustificazione, perché questo è ciò che dicono le sacre scritture. Ma nel libro della vita dell'agnello immolato ci sono scritti soltanto i nomi della chiesa sposa e non si possono cancellare. Saremo lì per l'eternità. E poi il fratello Branham ha usato l'espressione sicurezza eterna. Non lasciate che un pensiero venga nella vostra mente. Forse qualcuno sta pensando, sì, Giuda, anche lui era nel libro della vita, perché il Signore mandò i settanta. E anche questo va letto correttamente. Non disse questo quando mandò i dodici? Ma quando mandò i 70, non rallegratevi che i demoni vi siano sottomessi, ma rallegratevi che i vostri nomi sono scritti nel libro. Cosa dice lì? Scritti nei cieli. Grazie, fratello Bogomezze. Sì, un uomo che conosce bene la Bibbia, è meraviglioso. Allora, chi è stato cancellato? Una persona che era nel libro della vita, ma non nel libro dell'agnello. Posso mostrare la differenza? Potrei citarvi tre passi scritturali a memoria d'uomo. E spero che avete letto i sermoni del fratello Branham abbastanza bene da sapere anche questo. Chi conosce la differenza? Certamente tutti voi. Certo che lo sapete tutti, il libro, il libro ha due sezioni. Posso mostrarvi da Apocalisse capitolo 20 versetto 11 che all'ultimo giudizio, dopo i mille anni, i libri saranno aperti e anche il libro della vita. E tutti coloro che non sono scritti nel libro della vita saranno gettati nello stagno di fuoco. Lì non c'era il libro della vita dell'agnello, ma il libro della vita. Ve lo leggerò. Non avevo intenzione di farlo, ma prima di rendermene conto mi ritrovo nelle cose dottrinali e poi non so come uscirne. Qui Apocalisse capitolo 20, versetto 12. E vidi i morti, grandi e piccoli, in piedi davanti al trono. I libri furono aperti e un altro libro fu aperto, che è il libro della vita. Vido un altro passo della Bibbia, Apocalisse capitolo 13. E vi mostrerò che qui parla del libro della vita dell'agnello immolato. Potete cercare altri passi voi stessi, altrimenti vi toglierò il coraggio e la gioia di leggere la Bibbia. E farete tutti bene se la leggerete. Apocalisse capitolo 13, versetto 8, parla qui dell'anticristo. E tutti gli abitanti della terra, i cui nomi non sono scritti fin dalla fondazione del mondo, nel libro della vita dell'agnello che è stato immolato, la adoreranno. Ci possono essere dei nomi che vengono inseriti al momento della conversione. Non lo so perché non mi sono ancora seduto nel concilio di Dio, ma ci sono persone i cui nomi sono stati scritti nel libro della vita dell'agnello prima della fondazione del mondo. E questi sono coloro che Dio ha preconosciuto. E questi sono quelli che credono alle promesse, questi sono coloro che temono Dio. Nell'Antico Testamento erano coloro che aspettavano il Messia, nel Nuovo Testamento sono coloro che aspettano la venuta del Signore. Coloro che non hanno atteso il ritorno di Gesù Cristo nel loro tempo, negli ultimi duemila anni, non ci saranno. Vi sconvolgerebbe se vi indicassi il giorno, il mese, l'anno che Martin Lutero ha fissato come giorno del ritorno di Gesù Cristo. Questo non sta accadendo soltanto ora, altri grandi uomini hanno fatto lo stesso. Tutti gli uomini che sono stati graziati da Dio hanno fatto i conti con il ritorno di Gesù Cristo. E ora vi chiedo: non sto tendendo una trappola, almeno spero di no, se sbagliava lui? Prego, prego. Lui non si è sbagliato e vi leggo il passo anche per questo motivo, affinché sappiate che soltanto coloro che hanno amato la sua apparizione saranno rapiti e saranno con il Signore. Se non hanno amato e aspettato la sua apparizione, non hanno avuto una speranza viva. E se avevano una speranza viva, allora la stavano aspettando. Qualcuno mi ha anche fatto una critica. Anche Paolo si sbagliava perché diceva, non tutti moriremo. Paolo non si sbagliava. Tutti i critici si sbagliavano, ma non gli uomini di Dio. La parola nella seconda epistola a Timoteo, capitolo 4, versetto 8. Ormai mi è riservata la corona di giustizia che il Signore, il giusto giudice, mi assegnerà in quel giorno. E non solo a me, ma anche a tutti quelli che avranno amato la sua apparizione. Vi rendete conto di cosa si tratta? Ci sono sempre stati figli di Dio su questa terra. Erano stranieri, erano pellegrini. Questa non era la loro casa. Erano e sono il seme di Abramo. E Abramo aspettava la città che ha i veri fondamenti e il cui architetto e costruttore è Dio. Anche noi aspettiamo la stessa città. E cosa scrive Paolo in Galati nel capitolo 4? La Gerusalemme di sopra è nostra madre. L'avete già letto? Ci sono persone che parlano di una chiesa madre e poi guardano a Roma. Ma qui le sacre scritture... Ci dicono in Galati capitolo 4, nel versetto 26, la Gerusalemme di sopra è libera ed è la nostra madre. Quando si dice, oh, tornate nel grembo della Chiesa Madre, allora tutti coloro che sono nati dal suo grembo devono tornare indietro. Coloro che sono nati da Dio tornano a Dio, sia lodato il Dio vivente. Questa è la pura verità. Noi non siamo collegati lì, ma verso l'alto. Siete grati per questo? Non so se ci siamo resi pienamente conto di ciò che Dio ha fatto per noi, se davvero riconosciamo e vediamo ciò che è collegato all'elezione e alla predestinazione prima della fondazione del mondo per essere trasformati nell'immagine del figlio di Dio. Cari, allora volteremo le spalle a ogni dubbio che vuole rosicchiarci e diventeremo riconoscenti, diventare veramente grati per il grande privilegio di non predicare un Vangelo ritoccato, rifilato, ma come scritto, vidi un angelo che volava in mezzo al cielo, recante l'Evangelo eterno, per annunciarlo a ogni nazione, tribù, lingua e popolo. È un Vangelo eterno. E Paolo disse, se qualcuno predica un altro Vangelo, che sia... Vedete? Dio lo prende molto sul serio. Quanto possiamo essere grati? ritornare alla parola, ritornare all'insegnamento biblico, ritornare al fondamento, ritornare al Signore, abbandonare ogni resistenza, ritornare al Signore, essere uniti a Lui. Un solo corpo e un solo spirito con Lui. Leggiamo rapidamente in Romani capitolo 12 qualche versetto più avanti. Versetto 10. Quanto all'amore fraterno, siate pieni di affetto gli uni per gli altri. Quanto all'onore, precedetevi gli uni gli altri. Quanto allo zelo, non siate pigri, siate ferventi nello spirito, servite il Signore. Siate allegri nella speranza, pazienti nell'afflizione, perseveranti nella preghiera. Ci rendiamo conto che lo Spirito ha parlato attraverso il cuore di un pastore. La Chiesa del Dio vivente è stata ammonita. E non manca davvero nulla. Ditemi, cosa ha dimenticato Dio? Assolutamente nulla. In quel tempo si servì di questi uomini per scrivere tutto. Anche le cose che ora si stanno adempiendo davanti ai nostri occhi. Lo vediamo anche a livello politico economico e religioso. Quando osserviamo il rapido sviluppo, ci basta alzare la testa perché sappiamo che la nostra redenzione si sta avvicinando. Per la grazia di Dio, non lasciamoci accecare dallo spirito del tempo e da tutti i grandi successi di cui il mondo parla e di cui si vanta. C'è stato un uomo di Dio, un certo Paolo, che ha descritto il rapimento, la trasformazione e la risurrezione di coloro che si sono addormentati in Cristo, in 1 Tessalonicesi capitolo 4, dal versetto 13 alla fine. E infine dice, confortatevi a vicenda con queste parole. E poi continua. Come sapete, la divisione in capitoli è stata fatta in seguito. In passato non c'era la divisione dei capitoli. Si trattava di rotoli su cui veniva scritto. Oggi abbiamo i capitoli. E ciò che segue, cari fratelli, riguardo ai tempi e ai momenti, non è necessario che io vi scriva. Ma lasciatemi leggere attentamente questo versetto, perché è davvero meglio leggere le scritture e non citarle. Qui dice, Prima Epistola, Testano Cesi, capitolo 5 dal versetto 1. Ora, quanto ai tempi e ai momenti, fratelli, non avete bisogno che ve ne scriva, perché voi stessi sapete molto bene che il giorno del Signore verrà come viene un ladro nella notte. Quando diranno pace e sicurezza, allora una rovina improvvisa verrà loro addosso, come le doglie alla donna incinta, e non scamperanno affatto. Pace qui e pace là. E che cosa accadrà? La distruzione arriverà all'improvviso sul mondo senza Dio. Il mondo diventerà gravido di ogni genere di cose e poi ci sarà una svolta. E tuttavia abbiamo qui una meravigliosa consolazione nel versetto 4. Ma voi, fratelli, non siete nelle tenebre così che quel giorno possa sorprendervi come un ladro. Non siete contenti che possiamo vedere la luce che brilla in mezzo a tutte le tenebre? Anche Pietro ha scritto del giorno del Signore. Nella seconda epistola di Pietro, capitolo 3, nel versetto 10, leggiamo: Ma il giorno del Signore verrà come un ladro. In esso i cieli passeranno stridendo, gli elementi infiammanti si dissolveranno, la terra e le opere che sono in essa saranno arse. Questa è la Santa Parola di Dio. La grande pace sarà proclamata. E quando le grandi celebrazioni sulla Terra saranno iniziate, ci sarà un tripudio come sul Titanic. E poi all'improvviso la banda suonerà più vicino a te, mio Dio. La nave ha già una falla, le tempeste infuriano, ha già iniziato ad affondare. Cari, non solo siamo vicini a tutte queste cose, ma le vediamo compiersi davanti ai nostri occhi. Se Gesù, il nostro Signore, fosse qui oggi, quante volte direbbe oggi questa scrittura si è adempiuta davanti ai vostri occhi. Potremmo ancora approfondire alcune aree. Anche quello che sta accadendo con il dollaro e tutto il resto. Deve accadere e l'euro. Diventerà la valuta principale perché? Perché è scritto che la meretrice cavalca sulla bestia. E qui, ecco la bestia. Oh, non è questo l'obiettivo. Come posso arrivare a questo? Dimentichiamolo. Il nostro Dio è con noi, si prenderà cura di noi, non abbiamo nulla da perdere. Mi dispiace per tutti i milionari che si lamentano. Una volta erano i poveri a lamentarsi, ora sono i ricchi a lamentarsi. Dopo l'ultimo lunedì nero, il 19 e così via, i ricchi... Si stanno improvvisamente lamentando perché hanno subito delle perdite. Ma che cosa succederà quando arriverà la grande miseria e l'infelicità? Cosa succederà allora? Ma allora non saremo più qui. Grazie a Dio. Guarderò le cose dall'alto. Amen, amen, amen. Non sarò qui. Guarderò dall'alto. Lode e ringraziamenti siano al Signore. Lo ripeto, che grazia. Vi rendete conto ora di cosa significa grazia? Signore, se ho trovato grazia agli occhi tuoi, fammi conoscere le tue vie. Fammi conoscere il tuo piano. Rivelami la tua volontà e dammi la grazia di compierla. E colui che è stato così benevolo, nel rivelare tutte queste cose ha solo risvegliato in noi una speranza, un'aspettativa che cresce sempre di più, una fame e una sete che difficilmente possiamo sopportare? O la soddisferà anche? Egli la soddisferà. Ma probabilmente sta ancora aspettando che la fame, il desiderio, diventi ancora più grande, che tutti gridino semplicemente Signore, togli il vituperio dal tuo popolo e vieni in mezzo a noi, testimonia di te e conferma la tua parola. Quanti vorrebbero che il vituperio fosse tolto dalla Chiesa del Dio vivente e che il Signore desse testimonianza? Il fratello Branham ha parlato del terzo pull in cui la parola parlata sarà in azione. Io lo credo, lo credo con tutto il cuore. Gesù Cristo, il nostro Signore, aveva il ministero della parola parlata. Lui disse al lebroso, lo voglio, si mondato. E questo fu mondato. Lui disse al cieco, recupera la vista ed egli poteva vedere. Lui non passò la notte a pregare per una persona malata, no, assolutamente no. Ha pronunciato la parola. Lui disse alla tempesta fermati, alle onde calmatevi. Entrambi accaddero all'istante. Lui ha parlato, ha parlato, ha parlato. Oggi egli è lo stesso. Lui sta solo aspettando il giorno e l'ora in cui diventeremo così uniti a lui attraverso lo spirito come chiesa intera, in modo che egli possa parlare attraverso di noi come ha parlato attraverso il fratello Branham. Non il segno del Messia. Questo non lo affronto adesso. Quello era unico e non si ripeterà. Per noi sarà sufficiente dire al cieco recupera la vista. Che gli diciamo sei di Budapest o sei di Oslo, ciò non importa. L'importante è che possiamo dirgli recupera la vista e all'uomo zoppo cammina e all'uomo storpio si è guarito. Per me è sufficiente. Non voglio sapere molto, voglio sapere solo una cosa. Vorrei vedere Gesù. E prima di lasciare questo mondo voglio sperimentare il mio Signore come lo stesso ieri, oggi e in eterno. Vorremmo vedere Gesù. C'è questo desiderio in voi? Ora, grazie. Volevo quasi dire che anche Dio ringrazierà. Ma ora ho una domanda. Quanti contano sul fatto che Dio voglia mettervi nel corpo e usarvi? Grazie per le vostre mani. Ma vi chiedo... Non fate affidamento sui singoli individui, non mettete la vostra fiducia sul fratello Frank, sul fratello Rus e su altri fratelli. Contate che Dio si serva di voi, che con voi personalmente entri in questo processo di maturazione e che tutti noi, non solo uno, ci mettiamo tutti sull'altare per riconoscere quella buona, gradita e perfetta volontà di Dio. Sì, per riconoscere cosa? Per essere in grado anche di farlo. Che vantaggio avremmo se riconoscessimo la volontà di Dio e non la facessimo? Nel rotolo è scritto di me, io vengo per fare la tua volontà, o oh Dio. Lo si può leggere nel Salmo, lo si può leggere in ebrei. Ci sono promesse, una delle quali è le opere che ho fatto io le farete anche voi. Non al singolare, voi, plurale. Chi? Il corpo, la Chiesa. Fratelli, mettetevi a disposizione di Dio. Non dite sono un albero secco, come disse il profeta, ma dite sono un albero piantato presso rivi d'acqua. E Dio ci ha rinfrescato. Dio ci ha benedetto, Dio ci ha dato alcune lezioni in questi giorni per allontanarci da noi stessi e anche per allontanarci dagli altri e guardare al Signore. Non abusare più della nostra bocca ma usarla. Il diavolo abusa di noi, Dio ci usa, che possiamo essere trovati al servizio di Dio, dalla testa ai piedi, tutto il nostro corpo, le mani per benedire la bocca per portare la parola giusta al momento giusto a chi è stanco. Conoscete tutti la scrittura per ascoltare come fanno i discepoli. Occhi unti per vedere. Tutto questo, tutto questo Dio vuole farlo. Ha già iniziato. So che egli ha iniziato e continuerà. Si è lodato ed esaltato il suo santo nome dora in poi nei secoli dei secoli. E che tutto il popolo dica Amen a Dio e alla Sua parola. Amen. Che accada come Dio ha detto, accadrà perché Dio l'ha detto. Ricordate la parola in due cronache. Può un uomo resisterti? No. Nessun uomo può resistergli. Ciò che egli ha pianificato lo realizzerà. Egli distrugge i consigli dei ciarlatani e i consigli dei suoi profeti egli li realizza. Questo è il nostro Dio. Egli è il testimone, fedele e verace. Lui rimane fedele anche quando ci sono dei momenti nella tua vita e sono sempre solo momenti. Non lo dimenticate. Potrebbe essere consigliabile portarlo con voi durante il viaggio. Può capitare a chiunque di essere stato disattento e di trovarsi di fronte a momenti in cui non ha superato la prova. Ma si tratta di giorni, settimane o mesi. Sono solo momenti. E sentiamo che il sommo sacerdote è vicino, che il sangue parla per noi. Nessuno deve disperarsi. Credete in Dio con tutto il cuore e con tutta l'anima. Riponete la vostra speranza esclusivamente nella grazia e la sua grazia sarà sufficiente per noi, anche quando il diavolo ci colpirà con i suoi pugni. In realtà... Avevo previsto di parlare di 2 Corinzi capitolo 12, ma non ci arriveremo. Paolo pregò che il diavolo lo lasciasse e il Signore disse, la mia grazia ti basta, la mia forza è resa perfetta nella debolezza. Sì, debole in te stesso, ma forte nel tuo Dio. Sì, un incapace in te stesso, ma sì, qualcuno che è in grado di fare ogni cosa per mezzo di colui che mi ha reso forte, cioè Cristo. Sia benedetto il nome del Signore. Amen. Alziamoci in piedi e preghiamo. Nella seconda parola nel libro delle Cronache leggiamo: Siate forti e coraggiosi perché la vostra opera sarà ricompensata. Che Dio dia a tutti noi la grazia di andare avanti nella fede. Fratello Russi, vieni a pregare con noi. Dio fedele, ti ringraziamo insieme per il tuo potente parlare. Ti ringraziamo insieme per la tua parola. Signore, la nostra preghiera è adesso, in quest'ora, che non abbia raggiunto solo le nostre orecchie, che i nostri cuori siano penetrati dalla tua parola, da tutte le verità che ci hai dato per grazia, che possa rimanere nei nostri cuori. Signore. Che queste ore siano un ricordo, caro Signore, perché tu hai parlato al tuo popolo in modo veritiero. Oh, qual è la grazia che possiamo lodare? È la tua grazia che ci è stata concessa, che mi è stata concessa, che è stata concessa a tutti noi. Ti adoriamo e ti chiediamo ancora una volta, Signore, possa non solo arrivare alle nostre orecchie e svanire domani, ma che possa rimanere nei nostri cuori, Signore. Questa è la mia preghiera, Signore, è il mio desiderio dal profondo del cuore. Signore, benedici i miei fratelli. Benedici tutti coloro che sono stati battezzati. Signore, benedici tutto il tuo popolo. Signore, poniamo tutto davanti a te, anche le richieste di preghiera di coloro che sono malati. Oh Dio fedele, li portiamo tutti a te. Non siamo in grado di aiutare perché siamo creature povere e miserabili. Ma veniamo a te, Signore, con ogni cosa e lo diciamo a te. E tu ci aiuterai, Signore, perché tu sei un Dio che aiuta. Non hai mai fallito in nulla. Oh, Signore, tu aiuti i tuoi. Lode, onore e gloria siano al tuo nome, Signore. Ti prego di essere con i miei fratelli e le sorelle quando si dipartiranno, e di tenerci uniti in un unico amore, nel vincolo del tuo amore, Dio fedele, e che possiamo sempre pregare gli uni per gli altri ed essere presenti gli uni per gli altri, come abbiamo sentito dalle tue parole. Che il nostro perdono non sia stato solo esteriore e finto, ma sia stato nei fatti e nella verità, Signore. Che la tua parola compia tutto ciò per cui tu l'hai mandata. Dio fedele, vorremmo portare con noi nel nostro viaggio queste parole tratte da Primo Corinzi capitolo 16 versetti 13 e 14. Siate vigilanti, rimanete saldi nella fede, siate coraggiosi, siate forti, ogni cosa sia fatta nell'amore. Alleluia. Signore, ti ringraziamo che queste parole sono scritte che possano penetrare i nostri cuori e tutte le altre parole che abbiamo ascoltato e la mia preghiera nel nome di Gesù. Amen.